Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Eccoci nella seconda puntata. Sei pronta, Pod? Ad essere sinceri, ho un po' di timore vista l'ospite della prima puntata. Non c'è bisogno che io dica qualcosa della nuova ospite, perché si presenta benissimo da sola. Presentazione della concorrente. Ciao a tutti, io sono Samantha, amici Sammy, e niente, mi piace molto andare a fare lo shopping insieme alle mie amiche del cuore, tipo Chanel, Santa e tutte le altre amiche nostre, no? E poi mi piace una cifra andare a ballare tantissimo. È rosa, infatti è rosa, è il colore mio preferito in assoluto insieme a Animalier, un po' aggressivo così, no? E poi mi piace andare al cinema a vedere i film, quelli d'amore che fanno piagne, e i miei amici mi vogliono bene così come sono e mi accettano per quello che sono, anche se certe volte mia madre invece mi dice, per esempio, che sarebbe il caso che non mi metto i pantaloncini a giro. No, ma questo mi sento sudi. Comunque i miei amici mi accettano per quello che sono e anche la mia famiglia mi ama molto. Alcuni miei parenti pensano che io sia un po' troppo eccessiva nel modo di vestire e che sia un pochino troppo appariscente. Però io ho imparato nella vita che praticamente, no, quando tu sei fatto in un modo devi essere come sei, altrimenti poi non vieni accettato e amato per quello che sei. E quindi allora io faccio sempre quello che mi pare. E poi mi piace tantissimo la musica, ascolto house, ascolto reggaeton e vado a ballare reggaeton. E poi mi piace tantissimo questo programma televisivo, mi piace proprio tanto. Votatemi, votatemi, votatemi. Ma no, non è dovuto. Vabbè, comunque sono una tipa solare. Mi piace molto vestire un po' così, un po' estrosa. Mi piacciono le porchie. Mi piacciono le cose pelose. Mi piacciono i capelli colorati. Mi piace tutta Animalier. E mi piacciono tutte le cose che generalmente non è che vedi tanto in giro, perché vuol dire che allora ce l'ho solo io, perché Sammy è unica. Mi piace tantissimo indossare le scarpe con il taccone e con le zeppe, perché così sembro una cifra più alta, pure se io sono tutto da meno alta. Mi piace molto anche indossare altri tipi di gioielli, oltre alle collane bellissime, tipo braccialetti, gli anelli, perché li trovo molto divertenti. E poi mi piace una cifra e tatuaggi, perché li trovo molto, un metodo molto efficace per spiegare agli altri e trasmettere agli altri, scusami, e trasmettere agli altri quello che uno è, quello che uno pensa e che uno crede. Sento scomparire, sì, scusa. Ciao Sammy, sei emozionata per questo cambio look? Ammazza, sono super emozionata. Ma allora, cosa stai aspettando? Vai! Io sono Pod, la tua personale consulente d'immagine. Tu, chi sei? Ciao Pod, io sono Samantha.
matta per gli amici semi, quindi tu mi puoi chiamare semi, eh? Anche no. Cosa ti è successo ai capelli? Ti piacciono? Sono belli, eh? No, non lo sai? Che carnevale è finito da un pezzo. Ah. Vediamo cosa ne pensa la gente di te. Avvio della prima fase. Sondaggio di opinione. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: la vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Secondo me hanno detto una cifra baciare, perché, e poi l'altro forse sposare. Io fossi in te non ne sarei così sicura. Guarda. Play. Questa persona non fa per me. Mi dispiace. Per me è no. Evito. È una bellissima ragazza, ma la eviterei per il suo modo grossolano di abbinare trucco parrucco con capi di abbigliamento alquanto kitsch. Io la eviterei perché la matita scura intorno alle labbra dal 2002. Oh mio gusti. Ma io onestamente la eviterei perché è così conciata e talmente coatta che mi ricorda, non lo so, qualcuno uscito dal circo di Moerorf. Così più mi sto offendendo, sono contenta di voi. Il tuo look troppo kitsch respinge le persone. Il 100% degli intervistati ti eviterebbe. Ecco il verdetto di Pod. Ti sottoporrai al mio programma di ripristino da kitsch svampita a natural chic. Togli quelle ruote di bicicletta che hai ai lobby. Togli quei bracciali. Ti hanno sentita muovere le braccia fino su Marte. Non mi piacciono. Troppo rumorosi. Via quelle collane kitsch. Pure collane. Ma lo vengo pure io. Anche gli anelli. Vediamo quanto sei alta senza quelle scarpe da Frankenstein. Pure scarpe.
Come ci sarai, Frankenstein? Mo torno subito, aspetta. Pensavo peggio. Sei, a dir poco, irritante e volgare, con quel continuo masticare. Sputa quella gomma. La gomma? Immediatamente. Scusa. Pulizia completa. Mano i dischetti. Tirati indietro i capelli. Pulisci quel viso. Voglio assolutamente smettere di vederti con quella linea intorno alle labbra. Via quei pennacchi dagli occhi. Strofina bene. Mostrami quei dischetti. Blah. Avvio, cambio del look. 3, 2, 1. Ti piace? Sì, mi piace. Mi sembra strana, però mi piace, dai. I miei consigli per te. La natura ha scelto per te il miglior colore di capelli, adatto alla tua carnagione e colore degli occhi. Non c'è bisogno di farsi altri colori in testa. Indossa accessori semplici e di classe e farai sempre una bella figura. Questo abitino rosa, sebbene sia molto delicato, resta comunque con un tocco di stile particolare e unico, perché il Pizzo usa toni chiari per il make-up. Basta contorno labbra, una linea di eyeliner e il gioco è fatto. È stato bello conoscerti. Ciao Sammy. Grazie Pod per questa trasformazione bellissima. Ciao.